Sono bastati pochi minuti per veder nascere a Cantù il comitato No Moschea, il primo passo concreto verso il referendum per chiedere agli abitanti della città del Mobile di esprimersi sull'apertura di un luogo di culto islamico nel proprio comune. Questione sotto i riflettori da mesi, che in queste ore, con i fatti parigini, è tornata prepotentemente al centro delle polemiche. All'appello della Lega Nord hanno risposto non soltanto esponenti del Carroccio, ma anche di Forza Italia, Fratelli d'Italia, liste civiche e semplici cittadini. Costruire una moschea a Cantù è una follia, anche alla luce dei recenti fatti di terrorismo islamico a Parigi. I cittadini cantoni non vogliono una moschea. La scelta del sindaco di costruire una moschea è irresponsabile e folle. Chiederemo ufficialmente, attraverso un referendum popolare, che il canturino si potrà esprimere. Io credo... Chiediamo al sindaco di poter votare e di dare la possibilità ai cittadini di votare nel più rapido tempo possibile. La nascita del comitato, sancita dall'adesione di 50 cittadini di Cantù, è il primo atto, come detto, per proporre un referendum sulla moschea. A breve sarà presentato il quesito. La commissione avrà 30 giorni per pronunciarsi, poi ci saranno 90 giorni per raccogliere 3.200 firme. In realtà l'iter per l'apertura di un luogo di culto islamico a Cantù però è già stato avviato e ormai è a buon punto. Noi chiediamo al sindaco di bloccare immediatamente l'iter di questa moschea in attesa del voto dei cittadini canturini. Contro la moschea non solo la Lega Nord. C'è certamente un islam moderato, ma in questo momento la pericolosità che anche luoghi di culto possano in qualche modo diventare luoghi in cui alcune frange estremiste, che sono più o meno rumorose, possano riunirsi e possano poi provocare comunque della pericolosità. Io questo rischio sul nostro territorio cerco di eliminarlo il più possibile. Fratelli d'Italia aderisce e condivide le buone idee, dice il portavoce Marco Mainardi. Non si sta discutendo della libertà di culto, ma sono in gioco aspetti di carattere di sicurezza e ordine pubblico. Contribuiremo, aggiunge, alla raccolta firme per il referendum, perché sull'ipotesi di una moschea la decisione spetta ai cittadini. Lo stesso sindaco di Cantù, Claudio Bizzozzero, nel recente consiglio comunale straordinario sull'argomento si era detto pronto a partecipare al referendum se qualcuno avesse avviato l'iter. Oggi il primo passo in questa direzione è stato compiuto.